parte col destro. Che gol! Siamo nel finale di primo tempo tra Sporting Pirozzi contro KTM, 4-2 per il KTM. Siamo qui con Marcocci. Primo tempo che vede sul risultato di 4-2 per la squadra avversaria. Dopo un inizio abbastanza positivo, poi avete concluso il primo tempo in svantaggio. Cosa mi dici? Dico che siamo disimpegnati all'improvviso, perché stava andando bene. Ha avuto un calo ottimo. Senti, forse l'assenza del portiere si fa sentire. Si fa sentire pure l'assenza del portiere. Il gol di Sciala, va bene, si bocca l'operazione nel senso. Sì, siamo parte qui con i migliori in campo della partita tra KTM Napoli contro Sporting Pirozzi, risultato di 10 reti a 4 a favore del KTM. Nella mia sinistra il migliore in campo Diego Farino, alla mia destra il migliore della squadra riuscito a sconfitto, ovvero Angelotti. No, Carmine Nacarlo. Ah, scusami, ok, a posto, Carmine Nacarlo. Scusami, ho sbagliato io. Prego. Senti Carmine, peccato che mi è mancato il portiere, perché la partita poteva essere molto più equilibrata. Certo, va bene, non hanno corso tanto. Comunque siamo andati in vantaggio e alla fine vince sempre il migliore. Loro non hanno mollato, noi abbiamo mollato, cioè siamo stati un po' più, meno, come dire, bravo, meno agguerriti. Quindi secondo te manca un po' di cattiveria agonistica alla squadra? Certo, anche l'età. Abbiamo il nostro difensore centrale è molto grande, loro tutti ragazzi corrivano tanto. Senti, questa è la differenza. Senti, ti salutiamo, spero di vederti settimana prossima. Ti ringrazio. Complimenti per i 4 gol. Grazie. Passiamo a Diego. Diego, come al solito quando giocate è calcio spettacolo. Peccato che subite sempre quei gol evitabili. Sì, abbiamo fatto un'ottimissima partita. Abbiamo subito dei gol giapponici. Abbiamo subito dei brutti gol, però non fa niente. Abbiamo giocato. Senti, secondo te è una, la squadra ha delle prestazioni altalenanti, da cosa è dovuto? Niente, siamo abbiamo giocato buon... benissimo, siamo forti alla fine. Quando giochiamo siamo superiori. Senti, vuoi dedicare questo tuo migliore in campo a qualcuno? La punizione al padre di Carmi e a Ciro, il nipote. Noi ci vediamo questo maggio del Coiba Caffè, spero che ti piaccia e ci vediamo settimana prossima. Ringraziamo Diego Farina, ragazzi, ciao, del KTM. Ciao.